È una vittoria campale, quella colta dal Castelvetro in Crociatello in casa del Pralboino. Un 1-0 maturato nel finale su un campo da sempre molto difficile. Chiedere per informazione al Casalbuttano, fermato non più tardi di 2 settimane fa sul terreno bresciano. La prima azione è una mischia susseguente a calcio piazzato. Massari mette in mezzo, Scarinzi non riesce a trovare il pertugio giusto. Sempre da fermo il Castelvetro prova a mettere pressione. Sulla botta da 35 metri di Allevi la palla scende bene e per poco non si insacca l'incrocio. Il Pralboino non sta a guardare, ma sul cross liftato di Candussi gli attaccanti di casa non hanno abbastanza anima. Sempre Candussi alla mezz'ora si mette in proprio, ma spara alto, mentre il Castelvetro prova a manovrare. Il cross poco convinto di Buongiorno per poco non trova la deviazione vincente di Massari. Scarinzi tenta di indovinare la parabola poco dopo, ma anche qui gli mancano i giusti centimetri, anche se il tentativo è apprezzabile. Più ghiotta l'opportunità, sempre per Scarinzi, verso la fine del primo tempo. Rangoni, ex Crema 1908, si distende e devia. Il vero brivido per i Granata arriva poco dopo. Taino pasticcia in presa alta, Salomoni prova a stringere il diagonale, ma arriva tardi. Qualcosa del genere capita anche sulla zuccata di Candussi, comunque molto più difficile. In ogni caso, in contropiede, il Castelvetro tiene sul chi va là la difesa di casa e prima del fischio del primo tempo, davvero vivace, ci provano Facconi da un lato, parata, e Massari dall'altro, palla alta. Nella ripresa accade meno, ma le occasioni sono importanti. Allevi lancia Scarinzi, che cicca la conclusione anche se avrà modo di rifarsi poco più tardi. Il Castelvetro cresce, ma su una palla persa Facconi ha un buon angolo di tiro, calciando però alto e sbilenco. Ferrari porta una certa freschezza, tenta la serpentina, ma il portiere contiene la sua esuberanza. Sulla sinistra lo scambio Bellini-Massari-Bellini dà origine a un cross che mette in crisi il Pralboino, che sembra in effetti in debito d'ossigeno. La sensazione è giusta, Ferrari non trova la zampata su un retropassaggio rischioso. Il team di casa alleggerisce la pressione, ma Bardi non conclude a dovere un buon triangolo in area. Poi arriva il gol partita. Cherubini prende fallo, Bellini crossa e Scarinzi forse tocca. Dubbi sulla paternità della rete, ma l'importante è che per il Castelvetro sia l'episodio che vale 3 punti, con annesso terzo posto in classifica.